Ok, signore e signori, ore 8:22 di sera. Partiamo per questa nuova avventura, una cosa mai fatta prima per me. Abbiamo gli zaini super carichi, un tramonto che ci aspetta e una montagna da conquistare. Compagni d'avventura oggi è la Franci, la solita, gasatissima, e vediamo di portarla a termine. Partendo da Pila, andando verso il Quesuno, abbiamo scelto di salire per la pista numero 16, che diciamo che è la family, comunque quella facile. Fatto al contrario, è molto molto divertente con le bici elettriche, ci sono questi tornanti con le sponde bellissimi, e ovviamente con l'elettrica è tutto più facile anche perché siamo carichissimi, come vedete. Adesso sono le 8 di sera e direi che nessuno scenderà di qua a quest'ora. Questa sera il Cervino ci mostra in tutta la sua bellezza e noi continuiamo a salire carichi come dei muli a turbo per arrivare in cima prima che il sole vada giù. Ultimo centinaio di metri prima del Quesuno, che è il punto più alto di oggi. C'è ancora un po' di neve, ma si è sciolta quasi tutta rispetto a quella che c'era qualche settimana fa, e le tacche continuano a scendere. Saliamo in turbo con questi zaini, in questa tre tacche già, con questa pendenza è normale, direi. Comunque saliamo molto molto easy e il tramonto ci aspetta. Siamo arrivati in cima al Quesuno, we made it, e qua c'è la Valle di Cogne con il Grivola, che è un paradiso, e questa è la stazione più alta di Pila, il Quesuno. Come vedi a sinistra è un po' ripida, quindi se ti butti, buttati a destra, che è molto molto meglio, ok? Sì. La birra! Andiamo troppo forte! Direi! Non è che non è scoppiata! Arrivati, questa sarà la nostra casetta, in realtà è proprio un vasco, e guardate che vista che abbiamo qua, il tramonto proprio adesso, il Monte Bianco, e questa fila qua, la Valle di Cogne. Wow, mi piace? Non ti è rimettata? Va, vai, viva Corno, 2662 metri. Thank you.
l'unico amore che resta è quello donato, non risparmiatevi mai. Siero per tutte le persone che hanno sofferto, che ci hanno lasciato e che stanno soffrendo ancora. Una passeggiata in solitaria in una splendida giornata, il cuore colmo di speranza e tanto coraggio per realizzare il sogno della tua vita. Bel bivacco, ma se ci fossero i materassi non sarebbe male. Ok, siamo arrivati qua dentro, non c'è luce e abbiamo fatto volare un po' il drone, abbiamo un po' smontato gli zaini, fatto qualche ripresa e dopo esserci goduti il tramonto adesso mangiamo la pappa. Abbiamo cucinato oggi questo mix di verdure, ratatouille e carne con anche qualche grissino e la birra che è caduta prima e vediamo cosa succede. Cheers! Mi raccomando, la spazzatura e la sporcizia a valle, la mettiamo nello zaino e la portiamo giù, non inquiniamo la montagna. Freddo fa? Un pochino. Siamo usciti fuori a fare qualche foto al Monte Bianco e quel che stella si vede, purtroppo la luna è troppo forte, quindi la Via Lattea non si fa vedere questa sera, però bellissimo. Ora stiamo per fare la family, sentiero nuovo. Vero Fra? Sì, arrivo. Che dire, giro fantastico, dormire lassù è stata una cosa incredibile, vedere il tramonto sul Monte Bianco e quell'alba pazzesca dall'altra parte è stato veramente unico.
Ti è piaciuto? Sì. Sì? Sì. Bene, se anche a voi vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e fate anche voi esperienze del genere, perché io e Franci ve le consigliamo tantissimo. Ciao! Ciao ciao!